Allora, amici. Amici, sia voi che amici di Polima VOD, innanzitutto grazie per tutto il sostegno che state dando alla blind di Dark Souls. Vi ricordo sempre che io non guardo i video, né li posso commentare, rispondere, bla bla bla. Quindi sentitevi liberi di dire quello che volete nei commenti del video. Supportate con like, commenti, iscrizione al canale, che Willy sta facendo un lavoro della Madonna. E soprattutto perché appunto vedo che piace, e quindi se volete, dai. Grazie a tutti quelli che lo stanno supportando, continuate. Prima di cominciare, un commento che mi è arrivato molto in privato è: Poli, è molto fastidioso sta roba che ogni tanto perde un frame. Ragazzi, lo so. Oggi ho passato un'ora del pomeriggio a giocare con le impostazioni e per fare in modo di modificare quanto più possibile le cose per evitare che questa cosa accadesse ancora e accada ancora. Spero veramente, veramente tanto che appunto sia stata fixata. Purtroppo lo scopriremo oggi. Vi garantisco che mi sono visto tutorial su tutorial di questa cosa che purtroppo, vi dico, sembra... li ho invertiti. Sembra che lo facciano anche ad altri. Anche altre persone hanno avuto un problema simile. Me l'hanno detto in privato e mi hanno detto che non sono riuscito a risolvere. Per me non è fastidioso, sarò onesto, che perdere 3 frame ogni 15 minuti va bene. Il problema è che voglio che a voi vi venga data la migliore esperienza possibile per guardare, non che magari debba fare quello scattino del cazzo, che è fastidioso perché c'è e non per quello che fa. Ok, quindi spero di aver risolto, perché ho manipolato un po' le impostazioni. Vedremo se funziona così. Ma a voi non vorrei che fare un cazzo. Io mi preparo il mio bel quadernetto e infatti, ragazzi, procedo a premere un comando qualsiasi per dirvi una considerazione che ho fatto. Ma prima intanto apriamo il tutto. Io da adesso in poi, ragazzi, la chat per me, mi dispiace, ma vado in apnea come sempre. Ecco, Poli, ma perché sei qua? Perché oggi, per provare lo scatting al timer, l'eventuale scatting... Aspetta, no, non voglio mettere pausa, vabbè. Sono venuto fino a qua a fare un po' di mosse. Non mi ricordo più dov'è il falò. Così mettiamo un attimo in ordine i pensieri di dove eravamo e che cosa ho fatto l'ultima volta. Viaggio, allora alt invio era? Sì, allora facciamo così. Al volo il timer me lo fai partire. Eccolo qua. Facciamo un veloce tasto destro, interagisci, avvia. Ok, me l'ero dimenticato. E adesso, ok. Allora, devo andare qua, ero qua. Ok, ero qua. Allora, io ho fatto una semplice, piccolissima considerazione. Solo una. Che in realtà non riguarda la lore o altro, di quella adesso ne parliamo. Ok, noto subito una bella roba. Cioè, è sparita una tizia. E non è lei. Dove è andata la tizia della luna? Che c'era nello scorso episodio? Era tipo qua. A occhio era qua. Lei mi aveva detto tipo ci incontreremo, sebbene non abbiamo molto di cui spartire. Vabbè, onestamente un sonoro sti cazzi, perché non ho... Non saprei. Vabbè, boh, arriverà. Ma c'era... Vabbè, non ho idea. Vabbè. Allora, io ho fatto solo un ragionamento, perché sabato sono andato a cena con un mio amico che mi ha detto e abbiamo parlato di Dark Souls. Lui, peraltro, è il mio testimone di nozze. Mi ha detto: guarda, Mattia, io lavoro la sera, quindi mi sono guardato insieme, mi sto guardando tutta la run su YouTube. Mi ha chiesto: ma quando sei arrivato alle mura, hai trovato tutto? No, alle mura, al villaggio sotto le mura, hai trovato tutto? Gli ho detto: cosa fai riferimento? Non voglio dirtelo, se no spoiler. Gli ho detto: hai trovato tutto? Cioè sia... io gli ho detto: sì, ho trovato sia Yoel, il tipo quello che mi dà la mano, sia, insomma, sono andato dall'altra parte, sebbene abbia sofferto non poco in quella zona. E io gli ho fatto una domanda molto semplice, perché parlando di Yoel, lui non ha detto nulla. Ci tengo a precisare, saluto a Luca, che non ha detto niente. Parlando di Yoel, io gli ho detto: io non ho capito che cazzo fa Yoel, perché mi sembra che tutte le volte che parlo con lui, lui, di base, non mi fa salire di livello, ok?
mi fa salire di livello, ma mi dà in cambio sta maledizione. No. E parlando con Luca, che salutiamo ancora, che si starà guardando questo video su YouTube mentre lavora, gli ho detto, ma gli ho chiesto esplicitamente, io non sono la persona più attenta del mondo e penso si veda, infatti non mi ricordo dove sta Yoel, però gli ho detto, in qualche modo, non mi sono accorto e mi sta modificando il gameplay? Gli ho proprio fatto questa domanda, cioè, il vero potere di Yoel, mi sta modificando il gameplay? La sua risposta è stata, a livello di gioco, no. Io gli ho detto, non è che magari mi sta modificando le anime che prendo, la vita, i danni. No, ma non ti modifica niente. Allora io mi sono detto tra me e me, che cazzo serve sta roba se effettivamente non mi modifica il gioco? E gliel'ho chiesto io, sottolineo, perché di base stavamo parlando proprio di questo tizio. E ok, perché io gli ho detto, guarda, a me non sembra che mi abbia modificato qualcosa, ok? Certo, non è tra le cose più belle di sempre leggere simbolo scuro, accumula maledizione, non può essere tolto, sborda, eccetera, eccetera. Però è anche vero che a differenza... Io sono rimasto col concetto di maledizione di DS2, dove se tu hai la maledizione perdi vita. In realtà non è vero, io addirittura pensavo che le linee di vita, vedete che c'è la mia barra della vita rossa e sotto c'è una barretta bassa, no? Così. Pensavo che la maledizione mi stesse togliendo quella parte lì. Cioè la mia vita in realtà è tutta la barra, ma in realtà è un po' meno e si vede quanto mi ha tolto. Ecco. E no, mi ha detto di no, ma mi sembra anche che l'avessi chiesto Enrico. Banalmente perché non vorrei fare una roba che poi è. E visto che a me sembra di essere in una zona abbastanza dito in culo, se posso fare tutto quello che mi è possesso per salire di livello, penso sia il caso di farlo. Quindi la mia idea era di salire di livello da lui. Questo è l'unico ragionamento che ho fatto. Basta. Cos'altro voglio però dirvi? Voglio dirvi che per chi non si fosse perso l'episodio sul canale Mavod, non c'era un giovedì, perché ricordo che è lunedì, martedì e giovedì, ho comprato la chiave da 20.000 qui al Santuario del Fuoco, che adesso la devo usare. Devo trovare il tomo Braille. Mi sono iniziato a scrivere delle domande, e alla quale magari un giorno avrò la risposta. E di base mi sono segnato un botto di cose che devo fare nel bosco. Nel bosco dei crocifissi, dove ci sono i granchi, devo trovare una chiave per aprire la porta di... Io l'ho chiamato Crystal Man, cioè l'uomo di cristallo, bestia di cristallo. Poi devo andare nella parte acquatica, che non ci sono andato. Devo andare a sinistra del boss mago. E devo andare a destra invece del dietro il boss mago c'è una porta che mi farà andare, secondo me, nella zona successiva. Quindi in quella zona lì devo fare quella roba lì. Prima però io andrei per ordine. E dato che ho questa run, chissà se bene o male, sto agendo d'impulso e per quelli che sono i miei ragionamenti, cercando di fare meno danni, tra virgolette, possibili. Aspetta che mi arrivano messaggi. E non so se ho fatto cose giuste o sbagliate. Probabilmente lo saprò soltanto alla fine. Come ho deciso di uccidere la vecchia, e la ricompensa è stata un boss che al momento mi sta spaccando il culo. Come ho cercato di uccidere, non mi ricordo il suo nome ma ce l'ho scritto qui, vabbè, uno dei 5 governanti, ed è rinato. Quello che faccio è, seguo l'istinto e mi faccio maledire da Yoel. Sì, sto pensando quali potrebbero essere le ripercussioni negative. Cosa può succedere di brutto? Che può succedere di brutto? Di brutto può succedere... Caduta la penna. Che mi si attiva una maledizione come quella di DS2. Di brutto può succedere che il gioco diventa più difficile. Di brutto può... Però Yoel, il fatto è... Perché io ho fatto sto ragionamento? Perché mentre parlavo con Luca, Yoel mi dà l'impressione di essere un buono. C'è anche tutto servile, no? Cioè lui è tutto servile, ti dà tutta una mano, ti segue. Cioè non dà l'impressione di essere uno che vuole... Capito? Poi attingi al vero potere. Tu l'hai salvato perché lui non è morto e gli hai dato uno scopo nella vita. Cioè...
il suo scopo, che era quello di morire, in realtà adesso è quello di servirmi. Quindi a maggior ragione mi sembra uno buono. A me dà l'impressione di essere... Cioè, mi sembra che, come mi viene venduta sta cazzo di oculo di maledizione, non sia negativo. Sarà una cazzo di maledizione, Mattia. Come fa a non essere negativo? Ma tutto Dark Souls si basa su questo. Se non mi modifica il gameplay, che modifica? E se non modificasse niente e fossero semplicemente dei livelli gratuiti? E io mi sto facendo 1500 paranoie? Si è già lette tutte. Perché no? Cioè, vedi, ti vende anche, capito, oggetti, cioè... Then shall we begin, bearer of the dark sign. Ma anche la sua voce sembra quella di un saggio, capito? È questo che intendo. Then shall we begin, bearer of the... Dai. No, raga, cioè, il fatto è che se poi non lo faccio, io ci rimango col pensiero. Ecco, non voglio che accada alla DS2 che dovevo uccidere la regina e non l'ho fatto. Qua voglio agire rispetto a ciò che credo che sia giusto fare. Quindi... La domanda è cosa livello? Beh, tutto va bene, no? A tempera ne ho pochina al momento, ma non la voglio alzare. Sai che forse alzerei la vita? Forse alzerei la vita. Sì. Dai, la vita. Vediamo cosa succede dopo un livello. Poi alziamo la fede e l'intelletto. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true... Non mi hai chiesto nulla. Così, back to back. Non mi sembra che io la prima volta che l'abbia trovato lo potessi fare. Più mana. Intelligenza. Ah, you have attained ample strength. All will soon be clear, my good lord. Ah, c'è un cap. C'è un cap. Secondo me in base al livello che sei, lui te ne può fare un tot. Capito? L'avanzamento del livello di maledizione di questo personaggio. Se la maledizione diventa troppo grave, il personaggio diverrà vacuo. Ma questo non c'era prima. No, mi sa che c'era e non l'ho letto. È per la scienza, Cioè, la brace fa effetto, ma rimango vacuo. No, no, fammi della schermata di prima. 88 vacuità. Che significa? Che non posso essere umano? Se la maledizione diventa troppo grave, il personaggio diverrà vacuo. Io non ho niente riguardo, cioè non ho punti riguardante sta roba. Mi scrivo che punto di domanda su, cioè nella sezione delle domande mi metto ma vacuo, io lo so che cosa diventa. È vuoto. Cioè sto porco dio. Comunque mi fa ancora i due frame di lag, li ho appena fatti. Sì, li ha appena fatti, li ho visti. Ma può essere anche che mi abbia diminuito il roll? No, no, sempre lo stesso.
Cos'è? Oh, Poli. Bella merda. Grazie Elif per il Prime, grazie a Xoma per il sesto, bentornato. Vabbè, raga, qualcosa accadrà. Oh, Poli. Se tu me lo richiedi adesso, è stata una bella una scelta in... Ma c'era un boss. Cioè non c'è più il boss. Cosa? Questo è ancora non funzionante? Uso la chiave comunque. E poi procediamo. Oh, Poli. Ma che cazzo vuol dire? Godo. Grazie, Yatto. Grazie per il mese più importante che il secondo. La vera domanda è cosa mi cambia il fatto che io sia vacuo? Secondo me le risposte degli NPC. Cioè gli NPC potrebbero non pensare più che io sia il campione della cenere se sono vacuo. E ha senso. Ehi là. Dicono boh, ma questo è vuoto, non può essere lui. Ma? Ma? Ho visto bene? Azz, easter egg o realtà? Senti, ho poche anime. Ma? E dove vado io da qua? Me, Pickle Pee. Liscio setoso. Me, Pumperum. E ma che gli do? È liscio setoso. Ma non so che darti, brother. E non so che posso darti. Faccio lascia. Oh, Poli. You. No. Questo non vuole. Vabbè, potrei star qua mille anni. Ma boom boom vuol dire che vuole una bomba? Vuole le bombe! You. Not that. Ah, basta! E questa? Questa sì. Oh, Poli. Questa sì. Boia! E che altro ti posso dare? Ti do della resina umana. No. Ehi, vuol dire no. Esatto, ehi vuol dire no. Pum purum significa sì. Vabbè, ma la vera minchia, gli potrei dare questo anche. Vabbè, ma in realtà... Ho preso intanto due pezzi di diatinete e spaccano il culo, eh. Se ti dessi un teschio?
Sì, anche il teschio. Ah, le teste per l'online. Se te ne do un altro? Tu gliene puoi dare uno per oggetto, però, hai capito? Massimo uno a oggetto. Che troiata, Dio vuoi. E se io ti dessi una pillola? No, questa non gli piace. E azzardiamo una brace? No, neanche la brace gli piace. Neanche la brace. Un osso di ritorno? Mio. Ah, mi sa che ha detto di no. Ho capito. Piccolo ramo? Dai, ramo, sei un uccello, tipo. Niente, non più. Forse bisogna tornare dopo. Forse bisogna tornare in un altro momento. Ma guarda te, Dio Bono. Liscio e setoso. Ehi là. Peccazzo! Titanite scintillante! Ma dove sono? Bro, ma... ma dove cazzo sono? Ma sembra quasi una zona buggata questa, tipo! Dovevo buttare giù la scala. Orco, lì c'è un oggetto. Aspetta, aspetta, aspetta. Sali, 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 sali. Bisogna buttare giù la scala e prendere lo strumentopolo. Poi devo andare là davanti. Ah, là c'è l'oggetto. Ma butta giù scala. Ok. Poi buttata giù scala, prendi oggetto e risalirei, perché secondo me qua... ah, un ossino. Ehi là. Ehi là. E lì dentro? Ma quella lì poi io la posso aprire con la porta? Con la chiave che ho preso? Devo provare. Show me what you got here. Boia. Ma scusa, ma questo è diverso? Porco Dio. Io mi devo smettere di... c'è qualcosa che non mi sfugge. Ok, questa dinamica non l'ho capita. Sembra quasi che se io facessi delle cose specifiche ci sia un boss, altrimenti no. No, questa si apre comunque di là.
Grazie Silver Black, grazie per il mese più importante che il secondo, bentornato, e grazie Andre per i 47. Attendo che in questo gioco ci sono persone che vogliono picchiare senza motivo e tu devi picchiare a tua volta, goti. Ok, grazie Andre. Ti ringrazio per la infografica. Ok, allora, fammi andare avanti e non mi ricordo se è di qua. Ma come ho fatto a perdermi? Ma poi perché le mie anime non c'erano? C'è chi dice no? C'è chi dice no? Ah, perché mi sa che l'ingresso è qua, esatto. Quindi dando per scontato che l'ingresso è qua. Aspettate un attimo, sono arrivate due mail. Ok, carte da Card Market. Di qua ho spaccato la scala. Devo entrare dentro che ci sono le mie 1500 e rotte anime. E le voglio... Orco... Le voglio ovviamente prendere. Voglio prendere le anime. Aspettate che un po'... La merda nel naso. E dov'era però? Ecco i due frame persi. Addirittura questo era più lungo. Persi i frame. Addirittura sono più lunghi, mi sembra. Belle le modifiche che ho fatto. Hanno peggiorato il danno. Dio porcaccio di Dio. Vabbè, raga. Non riesco a sistemarla sta roba. Te zitto, uccello di merda. Il primo muro invisibile di DS3. Il primo muro invisibile di Dark Souls 3. E non serve a un cazzo! Poli! Anello d'argento del serpente si va a letto de Pepo. Aumenta le anime lasciate dai nemici si va a lettozzolo. Non mi interessa, bro. Tu dirai, ma che dici? Perché non fa danno? No, a parte gli scherzi. Al momento non lo metto. Poi non voglio nemmeno dover magari rischiare di farmare troppo e essere troppo forte, Lex. Tu morirai, eh? Spererò la testa a te. Sappilo. 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 Ok, finiamo di esplorare quella parte lì sopra. Adesso c'è la nebbia. Stai a vedere che adesso trovo la nebbia. Sbagliato parte, vero? Sì, eccola là. Ma perché se mi riposo appare la nebbia? Non ho capito. Raga, sembra tanto un bug sta roba. Cioè, sarò onesto con voi. Sembra veramente tanto un bug. Ma cazzo, così grosso? Mi sembra surreal power. No, no. Ok. Allora, qui abbiamo calciato. C'è altro qua? C'è altro qui? Lì è dove abbiamo affrontato Gwendolyn. È rotto il cazzo. E basta. Qua sotto forse. Dove c'era la... La tartarughina. Magari c'è altro, se no posso proseguire dove andavo. Lì è dove mi ha ucciso il maestro Sabaku Numai quella prima volta.
È l'unica volta, ora che ci penso, non è che ce ne sono state tante altre. Eh sì, sembra che la parte esterna sia fatta. Andiamo dentro allora, dai. Vediamo che c'è dentro. Grazie Hitless, grazie per il terzo mese, Hit. Thank you so much, amore mio. Thank you, grazie, grazie, grazie. Andiamo. Immagino che si scende e si vada giù a aprire la porta che si apre dall'altro lato, no? Ma si può andare sopra quelle barre lì? Sì. Di fatta. Top. Adesso mi riposo. Riposa, mo, sì. No. Riposo, sì. Sì, sì, sì. Poi vado da tua mamma. Eh sì. Va bene, dai. Puoi andare alle carote? Sì, ne ho mangiate un po', buono tutto. No? Erano, più che altro erano vuote dentro. No, si cucinano bene i frigideri. Vabbè, ame. Non erano male, erano un bello stuzzichino così. Va bene. Raga, allora io... E questa è una leva. Venerdì sera esco con le mie amiche. Venerdì sera esci con le tue... E mi hai chiesto il permesso? Va bene? Ragazzi, Dark Souls 3! No, va bene. Va bene, top. Ragazzi, venerdì sera, live. Fanculo Radio Tomodachi. Dario Moccia, succhiami il ca... No, sono fuori da Tomodachi domani pomeriggio, però va bene. Dai. Ho sbagliato parte, mi sa. Bro, l'anello del mio tasto. Questo anello di schegge verdi mentre i piri ripristinati. Questo anello fu affidato a una guardiana del fuoco che purtroppo non trovò il proprio campione. Il dramma che ne derivò divenne una delle favole preferite dal popolo. Questo avevamo già letto sugli altri DS. Ok. Quindi questa è la mia ricompensa, per aver speso 20.000 anime. Ma che sia io il campione, eccoci qua. Merda, veramente, quei fix che ho fatto sembra quasi che sia peggiorato. O forse è una mia impressione. Niente, devo riportare tutto come era prima, raga. E Dio campana. Ma più che altro mi domando, non c'è veramente nient'altro? C'è 20k per due anelli? Per due anelli? Senti, facciamo così. Va verso l'alto. Unexpected, bro. Unexpected. Dai. Cioè, che serve? Dai, dov'è l'ingiuria? There is no injuries. Forse è la struttura del castello.
Se ti fanno esplorare una cosa vuota. Tu pensi di fregare Forlorn? Il principe Forlorn! Non fregherai Mattia Negri. Grazie Nike, grazie per il settimo mese. Bentornato nel canale. Rigal, grazie per il 17. Claudio, come potresti dirmi a ciucciami la ciola sardo bastardo? Va bene. Grazie, se qualcuno vuole abbonarsi parte l'hype train. Tu direi che serve a un cazzo, a guadagnare del denaro. Ding dong dong. Più 10%. Anima di una guardiana del fuoco che si dice abbia fatto ritorno dall'abisso. Questa guardiana del fuoco protegge il falò e serve il suo campione. Sembra aver placato e accettato il simbolo Ragazzi, voi non lo vedete perché c'è sopra la webcam, ma la mia vacuità è aumentata. È a 93. Devo trovare sta guardiana, zi. Devo trovare sta guardiana. È lei che me la ripristina. Cioè, ma è sotto la campana. Bro, bisogna iniziare a teorizzare qualcosa qua. Cioè, la campana si è suonata e si sono risvegliate le fiamme sopite. Io sono una fiamma sopita e qui c'è una guardiana morta. Quindi vuol dire che lei ha suonato e poi è morta. Vedete che è tutta scheletrica così, morta, no? Quindi lei ha suonato e poi è morta. Lei ha suonato e poi è morta. Anima di una guardiana del fuoco. Tornata dall'abisso? Ma viene menzionata più volte sta cazzo di guardiana. Come ha fatto a tornare dall'abisso? Questa guardiana protegge il falò e serve il suo campione. Sembra aver placato e accettato il simbolo oscuro. Bro, il simbolo oscuro è questo. Porco diaz. Devo andare da Yoel. Ma le leggende narrano di una guardiana del fuoco che tornò dall'abisso recando con sé sollievo per il portatore. Devo trovare sta cazzo di guardiana. Merda di Dio. Cazzo. Come minchia! Vabbè, scendere si scende di là. Cioè, lei è una guardiana che ha risvegliato. Lei è tornata dall'abisso? Cioè, lei è tornata dall'abisso e la prima cosa che ha fatto è suonare la campana per risvegliare le fiamme sopite. Tra cui il sottoscritto, no? E questa guardiana è la stessa che è riuscita a dare sollievo a chi portava la maledizione. Ma la maledizione generica dei non morti o la maledizione generata da sti simboli vacui? Bro, io lì non ci arrivo mai. Come cazzo ci arrivo lì? Sta per succedere, eh?
Sta per succedere, ragazzi. Ma prima, almeno fatemi provare. Morte piuttosto certa, ragazzi. Però... Orco, non c'ho armi. Provo a sparare, magari è una roba che se spari... È lo stesso cadavere sopra. Ma sembra il cadavere di una guardiana del fuoco. È uguale a quello che avevo sopra. Come cazzo butto giù quella roba lì? Perché palesemente sto salto non lo devi fare. Come si butta giù? Non lo so. Andiamo da Joel. Me lo scrivo. Mi scrivo... chiave usata. Mi scrivo... salto... Anzi, facciamo così. Io me lo scrivo, ma tanto fallirò. Salto ascensore. E... hub. Io provo. Muoio. Porco Dio, ce la si può fare. Ce la si può fare, ce la si può fare, ce la si può fare. Ok, no, 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 ce la si fa, ce la si fa. Ok. Ok, allora lo prendo adesso. Lo prendo adesso. Si prende ora, Si prende ora. Rigel, grazie ancora per 17. Speriamo che ti sia venuto un piccolo cagottino come è venuto a me ieri. Spiacevolissimo, Perché io faccio sempre questo giro? È una piccola nebbia. E che poi io perché vado di qua? Che a me serve andare su. Tu dici, ma Poli, ma le anime? Ma sti cazzi, 1500 anime. E vai in 5 minuti! Ma meno di 5 minuti in realtà. Ah, eccole. A posto. Manco do quello, mi puoi attaccare, capo. Ok. Allora. Oh, Poli, Poli, Poli. Si va a letto. Stavolta sarò onesto. Penso che il salto sia andato bene in realtà. C'è qualcosa che mi sfugge. È come se ci fosse qualche boss. Ma non capisco come cazzo si attiva, Dio bono di Dio. La porca madonna! Quel
qualcuno mi spiega perché hanno detto che con Cerchio devi fare questo salto indietro. Dio buono. Fendro, grazie per i 17, bentornato. Quante morti sono io? Harry, mi fai un punto esclamativo track morti? Cinquantuno. E ho 99 di vacuità. 51 fa 48. Io quanti ne ho di questi? 5. Esiste un valore? 48 diviso 5 ha senso logico, è un numero con la virgola. Bro, perché se io muoio aumenta la vacuità? Te l'ho detto che era una guardiana del fuoco, io bomber antibus. Te l'ho detto che era una guardiana. Però manca l'elmo. Le guardiane del fuoco furono private della luce, sì che potessero fungere da ricettacoli per le anime. Solo chi ama l'oscurità strisciante è degno di indossare gli abiti. Solo chi ama l'oscurità strisciante. È l'abisso. Basta con sto tasto. È l'abisso, è l'oscurità strisciante, è tipo quello che esce dalla schiena dei mostri. Da qualche giorno a questa parte. Ma che cazzo è sta... Che è sto parallelo? Perché mi sembra una storia parallela? Bisogna andare da Joel. Joel, ora. Ma che siano le... Non è la stessa guardiana, però. Cioè, quella che è tornata dall'abisso è una. Ed è quella di cui ho trovato l'anima. Però l'altra è diversa, tipo. Possibile ricordarmi dov'è Joel? Ma sai, tendo a farlo. Prithee, art thou good Yol's master? I am Yoria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Bro, l'hai ammazzato tu. Another matter. Thou art a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Chi cazzo sono questi?
Vuoti. Vuoti slash vacui, no? Io uguale signore dei vacui. Ma che vuol dire? Oh, Good Hollow. I'm afraid I must say Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness is the mark of a true monarch. Devo uccidere Orbeck? Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. If left alone, he may one day imperil. È una scelta. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Perché dovrei credere a te che sei nel luogo del delitto dove uccido il povero Joel? Puttana, cosa vendi? È per la cieca. Uno degli anelli illusori usato dai vacui di Londor. Conferisce forma umana da fantasma. Mi sa che questi vanno comprati, zii. Mi sa che questi vanno comprati. Porco diaz. Questi servono per... Bello! Questa è la mano dei vacui! Si ha una reliquia di uno dei serpenti, è Fratm e Yortel. Abbraccia la tua vita, la tua vittima, prosciugandone i punti vita utilizzabile solo contro gli umani. Cosa? Oh, Poli, Poli, Poli! Bro, si è complicata terribilmente tutta quanta qua. Illusori indossati dai vacui. Conferisce un aspetto. I vacui di Londra sono orrendi, decrepiti, falsi, sleali e colmi di segreti. Non sorprende quindi che ispirino tanto disprezzo. Cioè, questo ti fa diventare un... Ah, merda, bro. Sai che secondo me... Tipo, altera il funzionamento della storia. Se tu decidi di essere vacuo o umano. Orbeck of Vinheim is a cause of, if left alone, fall to this matter yet. Till we meet. Lei è una troia. Non l'ammazzerò. Sì, lei l'ha ammazzato lei. Dai, sì, l'ha ammazzato lei. L'ha ammazzato lei. Bro, per forza. Dai, era vivo un'ora fa. Era vivo. Cioè, perché dovrebbe essere morto? Speak thy desire, honorable Lord of Hollows. Lei mi fa dalle cucche. If left alone, fall to this matter yet. Andiamo a dare il tomo a... alla ragazza.
Bro, mi sta andando a puttane il cervello. Cioè, c'ho i pensieri che sono in una tempesta di merda. Ma che poi Orbeck? Io non l'ho già trovato, no? Sì che l'ho già trovato. It is folly to claim lives recklessly, Fred. Do not attempt it. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth. There I was, the very definition of a fool. Che figlio di troia! C'hai scaga, eh! Ti stai cagando addosso! I don't mean to seem overbearing, but in exchange for my sorcery in the form of scroll, I hope you're not... Come again. C'hai scaga, eh! Stai cacando! Oh, Champion of Ash, do you wish to hear a tale? Oh, what's this? Ma l'hai chiesto te? Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Vabbè. Of course, if you no, insist. No, mica. Buttiamolo via, cara. Hai detto un tome in braille. Only... Ce ne sono tanti. Oh, they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. You know, in my home of I would be without, but if I had it, oh, terribly sorry. Dio, quanta roba, ragazzi, cioè, ho la testa che è tipo un... Lilian, la terza figlia? Di chi? La chiesa nera narra storie che parlano della sofferenza dei vacui. I membri della chiesa ne sono esperti spadaccini che portano con sé il silenzio che avvolge Londor. Londor, terra dei vacui, è una società di non morti composta di cadaveri delle tristi ombre che vissuto nel peccato. È forse necessario riflettere su una tale benedizione? Bro, non... Cioè, io non so neanche che cosa scrivermi, ragazzi, giù, capito? Cioè, non so neanche cosa, so che c'è... Si dice che Lilian, la terza figlia tra i fondatori... Quindi ma non so neanche in che parte del mio libretto di merda metterlo! Chiesa nera, Londor, chiesa... Nera... Londor... Tipo questa è la... chiesa nera... Tre figlie... Una è Liliane... parla della soff o cotti dei vacui. Chiesa nera di Londor. Ah, è tutto silenzio. Aperta parentesi, silenzio. Prendi parentesi. Silenziosa. Zona si varca maiale. Sì, però a me non piace molto perché sta ragazza io la vedo un po' in pericolo mentale. Cioè, lei non voleva sapere ste storie. Il greve silenzio. Have a pleasant journey, Champion. I pray for you. Oh, Champion, do you wish? You know, in my home I will, but if I are terrible. Allora, Santo Padre Pio, senti un po'. Back again, I suppose this means. I don't mean to seem overbearing in the form of scroll. I hope you're not.
Gli incantesimi di Orbeck e Irina. Boli non lo voglio ammazzare lui. Speak thy honorable. Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Devo comprare sta roba, ragazzi. Mano oscura permette di utilizzare una tecnica particolare di Londo, la terra dei vacui. Si dice che inoltre sia una reliquia di uno dei serpenti primordiali. La mano oscura prosciuga l'essenza vitale delle proprie vittime. Può essere utilizzata anche come scudo. Queste robe qua servono infinito, mi sa, eh. Per aprire porte, andare avanti nella trama. Mi scrivo 12 più 5 più 5k da Joel, aperta parentesi, rip. Detto ciò, cioè, e se io invece di ucciderlo Orbeck lo abbracciassi con la mano, lo ammazzo. Bro, io non lo voglio uccidere. Sono il signore dei vacui. Ah, aspetta, c'ho una fiasca di sborra da dare a De André. Ragazzi, complessa la situazione qua, eh. Molto complessa la situazione, sarò molto onesto perché weapons but went but I'll they take so. Perché è molto un casino. Scusa, ma la mia arma è questa. La vogliamo pompare un pochettino, brother? Con una tintannite scintillante? Mandiamola più uno, dai. È un piccolo bonus. E sai dove andiamo anche? Andiamo da Prepuziol. Eccoci qua. Madonna, secondo me si sono allungati. Allora, ci sono meno... Vedete, sono più lontani tra di loro i frame, ma... Ma sono leggermente più lunghi. Parlo con lui e aumento la fiamma. Ah, dai. Non posso, ok. If you seek the lands of the lords, convert the home of power, at least. That is what part the place is called. Già letto, ok. Puttana troia. È un'ora che gioco e non ho fatto un cazzo. Regà, Londor, vuoti o slash vacui? Io sono il signore dei vacui. Orbeck o lo uccidi o è un casino? C'è la chiesa nera, devo stare tutti zitti, io sto diventando vacuo e posso uccidere gli umani. Bocca al lupo a comprendere qualcosa, bro. In bocca al lupo a comprenderci qualcosa. Finiamo sta zona, va là. In bocca al lupo a comprenderci qui. Poi cosa cazzo è sta tizia delle sta guardiana che... Sta guardiana di merda qua, che non si sa da dove cazzo esista, arrivi, boh. Tutto un burdel, ragazzi. Suck my huge cock. Coglione. Lo aspettavi, eh? Nemmeno io realisticamente parlando. Allora, facciamo una cosa. Bene.
Facciamo una cosa. Cioè, prima andiamo di qua. Che mi sono scritto a sinistra del boss mago c'è una zona, che è questa. Che c'è in questa zona? Suck my huge cock! Perfetto, è una delle quattro cose che dovevo fare. L'ho fatta. Niente, non c'era niente qua. Molto bene. E una l'abbiamo risollevata. Molto bene. Poi, devo andare in acqua. Devo andare in acqua. Suck my sborra. E devo andare dove io ho visto un cancello. Ehi là! Scudo. Ecco mio cane. Ok, qua in giro c'è una chiave per aprire Crystal Man. Cavaliere caduto. Che cosa è inciampato, Molly? Molly, ma che cosa è inciampato, cavaliere caduto, Molly? E lì? Come cazzo già arrivo io lì? Un vecchio scudo di metallo di origine sconosciuta. Lo stemma è pervaso di una debole magia che accelera leggermente il recupero dell'energia. Wow! Fossi uno scudatore lo userei. E poi l'altro è... Cavaliere caduto. Ma che figo che è. Un elmo dell'ordine di cavalieri caduti in disgrazia. È morto per un turmento dopo una rovinosa fuga. Il cappuccio di brandelli copre un metallo nero resistente che offre eccellente protezione dal fuoco. Ci sono un botto di robe che offrono protezione al fuoco. Come l'invenzione che ci sia qualche tizio con qualche piccola abilità di tipo fuoco molto forte. Questo pesa 7, mi dà 10. Suck my huge cock. Tanto io sono già in roll sborra, no? Questo mi aumenta la protezione di 2. Che bello, sembra tipo un viandante, né? Ma posso addirittura mettermi un elmo? Vogliamo addirittura fare questa follia? Guarda che roba, Dio buono! Guarda che roba! Guarda! Guarda! Guarda, mettiamo anche mani? A punto? Dove sono? Eh? Eh? Guarda! Ma sono più un assassino, tipo. Grande anima di viandante sborra? Aha! Quindi, quanto sono di peso? Così almeno mi faccio un'idea. 66.9 uguale mid roll. Bro, ma sono un botto. Adesso mi sono, sono diventato un botto forte, tipo a livello di resistenze. ...9.212. Questa è grossa, ma pesa 15, bro. Pesa 15, bro. In realtà è una buona via di mezzo sta armatura qua. Senti, e te come cazzo ti prendo? Perché sembra che io debba arrivarci tipo da dietro, ma non ha senso, Lox. Aha. Da lì sopra. Ok. Da lì sopra. Va bene. Va bene, va bene. Bomber!
Ma quello è un randellone. Ops. Sei fortun. Io sono forlon. Ragazzi, ma sbaglio o siete molto forti voi? Porco Dio. Mesibaz. Shum. Sakmai, porco Dio! Ma sono tipo dei guardiani, spero! Aia! Shibaz! Hai votato Jolier tu, a Sanremo. E hai pianto che ha vinto Angelina, Coglione. Oddio. Ti ha dato un cazzotone. Cazzotone. Spero che questi qua siano unici, perché se mi attaccano perché sono vacuo, magari erano degli NPC. Annuncio ritardo. Il treno dell'Alto arriva in ritardo a causa dei numerosi ritardi precedenti. Ci scusiamo per il disagio e per il ritardo. Forti, Ciuf ciuf. Forti, ragazzacci, Molto forti. Grazie mille, Fire, grazie mille per il quinto mese. Bentornato, amore mio. Grazie, grazie a Lore per il mese importante di tutti. Un bacione enorme. Thank you so much, amore mio. Grazie mille, Efred, per l'ottavo mese. Ciao, voglio sentire che è morta la partner che ti ha aiutato a rapire. Va bene. Crazy, grazie per i 13. Ciao, Crisante. Bentornato nel canale, caro. E grazie a Prisen per il Prime. Ciao, Prisen. Bentornato, caro. Allora. Ah, sono le loro armi. Spadone dell'esule. Dov'è? Dove sono? Eccola qua, spadone dell'esule, spadone marchiato del sangue utilizzato da uno dei guardiani di Farron. Ah, è vero! Il forte di Farron! Proteggono le zone, i guerrieri cadute nella lama e non ricordo più. Azzer! Sono i guardiani di Farron loro. Questo è il forte, la pietra di Farron. Ce l'ho già scritto. Osso del ritornolo. Sento delle bestie dall'altra parte di questa cosa. Che è sto schifo di rumore viscido e merdoso e mefistofelico, eh?